Momento topico del campionato della Torres. Con 4 punti sulla seconda, 3 pareggi consecutivi sulle spalle e una rosa rimaneggiata da squalifiche e infortuni, gli uomini di Mister Bacci, anche lui vittima della mannaia del giudice sportivo, dovranno fare di necessità virtù. Per la difficile trasferta sul campo del Sola, squadra che all'andata ha rifilato ai sassaresi un 3-0 sonante tra le mura del Valnizanna, mancheranno Carboni, Pulina e fuoriquota Barroccu, infortunati dell'ultima ora. Assenti per squalifiche, Masala, condannato all'inferno per 3 turni, e Migoni, che sconterà la sua seconda giornata di stop. Le buone notizie sono il rientro di Madeddu, Cro e dell'infortunato del lungo corso Bisogno. Giovani, croce e delizia di questa Torres. Su questi ultimi aspetti riflette Mister Bacci. Ci apprestiamo a fare la nostra partita, ma io, come dico sempre, sono fiducioso, perché la squadra continua a fare il suo dovere sotto ogni punto di vista. Se riusciamo a essere un attimino calmi, ma poi il problema me lo stanno dando i ragazzini, perché i senior sono esperti e sanno come ci si deve comportare. I ragazzini purtroppo sono le prime armi, i primi campionati importanti, per cui è lo scotto che si paga, però insomma tutto sommato dobbiamo dire grazie anche a questi ragazzi, perché fino adesso ci hanno dato molti, ma molti vantaggi rispetto agli altri. Nonostante il momento difficile, predica tranquillità anche il senior Nuvoli. Sì, una parte importante perché giochiamo fuori casa contro una buona squadra, che dobbiamo riscattare comunque la prova dell'andata dove abbiamo perso. È comunque una prova difficile perché ci mancano qualche fuoriquota importante, però andiamo là per fare il risultato. Abbiamo cercato di restare calmi, perché comunque siamo da tanto senza vincere, però con la tranquillità e il lavoro se ne usciamo tranquillamente. Ecco la probabile Torres che affronterà domani il Sora, secchi tra i pali, Accardo e Madeddu esterni, Ida e De Carlo centrali, a centrocampo Saba e Manzini, sugli esterni Lisai e Soggiu, in avanti Meloni e Nuvoli. L'obiettivo è difendere i 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici e soprattutto tornare a vincere. Arbitrerà Sora Torres e il signor Proietti di Terni.